c'è un ventaglio di ipotesi e di progettualità che coprono l'idrogeno molto ampio. Quindi noi abbiamo parlato molto adesso di trasporti, ma ovviamente l'idrogeno ha delle ricadute in altri settori. Quindi parlavo adesso della possibilità di stoccaggio di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non programmabili, può essere abbinata anche ad altre filiere, oltre all'eolico offshore, anche per esempio al settore biogas, biometano, cioè possiamo anche combinare la produzione di biometano con la produzione di idrogeno, e anche diciamo pensando alla produzione di gas di sintesi che possano essere immessi in rete.